Buongiorno a tutti, oggi si fa finalmente in data 27 una nuova missione per Rise of Light con il nostro Bristol F2B2. Allora, ci eravamo lasciati con un pattugliamento alla fine e... Ok, ho capito alcune cose fondamentali, quindi vediamo di non generarle più. Ok, è brutto quando ci si ritrova con un programma che fa un po' come ne ha voglia. Ma chi se ne importa se non li vedo? Chi se ne frega? È meglio così. No, nubi, no, porca miseria ladra. Ma cosa vi viene in mente di salire in mezzo ai nubi? Se però tu dovessi sempre rimanere pronto all'ingaggio, invece di rimanere seduto per fare i tuoi porci comodi, forse faremmo meglio. Willy? Guarda che ce l'abbiamo dietro, imbecille! Va bene, ti lascio. Ed eccomi qua di ritorno. Come vedete c'è stato un po' un time lapse. Ho avuto da fare una cosa da fare denominata non ho proprio idea di dove possa essere l'obiettivo. Andiamo a tirare giù il pallone aerostatico. Il Draken! Bene, dai, no qua. Ecco qua, atterrati. Del tutto atterrati. Fine missione. In automatico. Devo mettere in pausa un secondo. Torno subito. Anzi, no, lascia andare. Non abbiamo lo... Ma porca...
adesso vediamo cosa ci propongono. Un pattugliamento d'attacco a terra. Mica male. Vediamo dove. Vabbè, quello lo vediamo dopo. Avevo perso il tracchiere, figuratevi. Caloca. Non abbiamo l'orizzonte. Porca. Ah, uno è morto proprio. Incompleta. Che onestamente non ho la minima voglia di lasciargli un pallone aerostatico da osservazione. Presto. No, no. Andiamolo a prendere ancora. Non male. Adesso vediamo di tornare alla base. Vediamo se ci sono gli aerei amici. Qui c'è il comandante. Il comandante sta atterrando. Intanto guardiamo i settings perché non voglio avere problemi. E ho come l'impressione che il mio joystick sia andato, perché continua a dare delle botte tremende con l'uso del force. Begin. Sono stati. Mi hanno dato una medaglia. Ancora. La croce di guerra con 3 palme di bronzo. Vabbè, vediamo un attimo. Personal room. Oop. Ah no, proprio un'altra cosa. Bene. Vediamo i rapporti. State delle giornate abbastanza intense, soprattutto per lo stomaco, perché chiaramente avendo prima la vigilia, poi Natale, poi Santo Stefano, mi dispiace, ma fare delle partite e registrarle mentre si sentono i rigurgiti del mio stomaco non è una cosa molto bella. Quindi mi ritrovo adesso alle 11:20 di mattina del 27 a fare finalmente un'altra partita. In questi giorni ho anche fatto una partita
con il mio vecchio wingman e capo squadriglia della 72esima e mi sono divertito tanto. oddio, ero un po' arrugginito, però insomma, ho tentato anche di fare un filmato, ma devo vedere come montarlo perché non è molto bello da vedere, soprattutto perché non ci sono cose che volevo fare, tipo combattimento coordinato, formazione, cose di questo genere. E allora sapete com'è? Piuttosto di mettere online delle cose che non funzionano, meglio lasciarle da parte. Adesso vediamo cosa ci propongono come missione, perché dicono di attaccare a terra, ma cosa? Una volta Rise of Light ti proponeva missioni interessantissime e suicide, tipo attacca la contraerea, attacca l'artiglieria. Però, come potete immaginare, non finivano molto bene. Tendenzialmente, quando facevo quelle campagne e avevo quella missione, giravo ben lontano. La FLAC e la contraerea qui è una cosa tremenda. Sono una cosa tremenda, perdono. Che vi venga un accidente a tutte e due, soprattutto al leader, che ha pure la sciarpina sull'ala verde. Già all'aeroporto lui. Vigliacco. Dunque, vediamo. Questo significa solo che dovrò cercare un sostituto. Invece sono stronzo. Andata bene. Niente, mamma, sto facendo una roba. Adesso cosa diamine? No, vedete, io non me la sento. Di lasciare quel pallone. Tutto solo. No, no. Ah, vuoi fare tête à tête? Va bene. Va bene, come vuoi, tête à tête.
Williams è stato ucciso in combattimento. Non bello. Cosa diamine stai facendo? Siamo sulle nostre linee. Cosa stai facendo? Cioè, abbiamo perso benzina, tempo, a salire di quota e adesso stai scendendo, ma sei proprio imbecille. Ecco, in questo momento sto facendo una delle cose peggiori di questo mondo. Perché continuamente avere il solito toc 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 non mi piace per niente. Ma proprio per niente. E nessuno. Eccomi qua, scusate, sono di... Mamma. Sotto la coltre di Mordi. Missione. Un'altra. Robert. Vabbè. Sarà per la prossima. Ciao ciao. Ecco lì che è andato. Perfetto. E non ho più voglia di trovarmi nei banchi. Pallone arresto. Vabbè. Con me, andiamo in automatico adesso. Ed ecco qua il Draken che cade. Cade, cade, cade.
ormai privo di controllo, senza osservatori a bordo, va giù. Beh, abbiamo fatto un servizio almeno ai ragazzi a terra. T'ho preso però, Maledetto, adesso fumi! Adesso fumi! Te lo sei giocato il viaggio a casa, te lo dico io. Lasciavi in pace il pallone e tutto questo. Facciamo avanzare. Cavolo di aereo è quello. Cos'è? Sono crocchi. Cioè, crocchi in combattimento. No. Vediamo se per malaugurata fortuna riesco a mettermi in formazione. Non ti succedeva. Diciamolo, muore. Ritorno. C'è il cane che ha bisogno di attenzione, d'altronde sono da solo in casa. Ah, sei lì. Oh, come mi dispiace. I'm deeply sorry, sincerely. Sperando. Che sia tutto a posto. No, ho le bombe, non ho la minima voglia di provarci.
Torniamo a casa. Con pura turbolenza. Cammini. Eccolo qui. Il nostro campo. Ma non le vedo proprio. Beh, poco male. Dunque, io mi sto chiedendo dove questi siano. Tiralo giù Willy, tiralo giù. Willy. Non ho la minima voglia di sprecare carburante per nulla. Dubito che mi daranno una medaglia. Beh, mi conteranno il chi, il pallone e basta. Vedi, sfortunatamente per te, non hai capito con chi stai avendo a che fare. Sei a bassa quota, non puoi più scappare, non puoi più fare nulla. E io ho anche idea. No, non ce la faccio perché sono un pirla fondamentalmente. Ma più fondamentalmente perché questa è una serie di intelligenze artificiali e quindi giocano meglio di me, almeno per la gestione dell'energia. Arriva il colpo, distrugge tutto. Beh, no, dobbiamo solamente attaccare un convoglio nemico a terra. Bene, sono truppe. Che si stanno spostando sul fronte. Quattro bombe da 112, come al solito io aumento il carburante perché non mi fido. Personalizzazione, white scarf, non posso mettere ancora quella lì. Ok. Willy, sei rimbecillito. Ce l'abbiamo in coda, forza bello! Che sto per finire i colpi.
No. Bel. Abbiamo sprecato 4 bombe per nulla. Speravo di beccare almeno le tende. Ma che? Guardate, è appena 2 manette al massimo. È bello colpo, Stefano. Veramente bravo. Ehi! Probabilmente se lo stanno chiedendo anche loro. Ciao mitragliere! Mettiamolo in autopilot. Però prima di mantenermi in autopilot, così. Tiralo giù, tiralo giù! Start! Adesso, sono io l'imbecille. Tiralo giù, tiralo. Tiralo giù, Willy, tiralo giù. Tutto tuo, tutto tuo. Tiralo giù, tiralo giù. Probabilmente il capo si è perso. Ancora problemi, ma che cazzo.
vedere gli effetti del fumo. È veramente un gioco curato nei minimi dettagli. Dai Willy, forza Willy! Adesso ci stiamo avvicinando alla linea del fronte, poco per volta, pianin pianin, bel bello. Certo che però stiamo salendo di quota mica male, cos'è? Hanno intenzione di fare un bombardamento a terra, sono matti, livellati. Bisogna scendere. Ah, certo. Vengo a prendere, maledetto bastardo, non ti faccio buttare giù il pallone. Aha. You are mine. Dirla tutta, potevo anche impiegare questa missione per fare un level bombing. Non ci ho pensato, onestamente. Per fare queste cose up close, up and personal. Che cosa diamo? Eccoci. A proposito, se devo vedere i nomi, perché non li vedo? Qui urge controllo. È stato. Oppure le bombe sotto, razza di imbecille. Le sento pure. To